Benvenuti su Ultimissima. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati. Un piccolo gesto ma per noi fondamentale. Grazie. Il mondo della musica piange una delle sue figure più importanti, un artista che ha saputo distinguersi per la sua sensibilità e il suo talento straordinario. La sua scomparsa segna la fine di un capitolo significativo nella storia della musica. Ma il suo impatto rimarrà vivo attraverso le tracce lasciate nei suoi lavori e nelle innumerevoli collaborazioni con grandi nomi della musica. La sua arte ha trasceso i confini dei generi, unendo jazz, folk e tradizione mediterranea, e la sua capacità di emozionare con ogni nota continuerà a ispirare per molto tempo. Il mondo della musica è in lutto per la morte di Armando Corsi, noto per il suo talento unico e per il suo soprannome di chitarra che sorride. Corsi, che aveva 77 anni, è deceduto nella casa di Curac di Chiavari dove era ricoverato. Genovese di origine, è stato un grande interprete della chitarra classica, folk e fusion, e ha lasciato un'impronta indelebile nella scena musicale italiana. Tra i tanti artisti con cui ha collaborato, Ivano Fossati è stato uno dei più importanti, e lo stesso Fossati è stato tra i primi a porgere le sue condoglianze alla famiglia. Nel corso della sua carriera, Corsi ha lavorato con una lunga lista di artisti di fama, tra cui Ornella Vanoni, Gino Paoli, Samuele Bersani, Paco De Lucia, i New Trolls e i Ricchi e Poveri. La sua versatilità e capacità di adattarsi a vari stili musicali lo hanno reso un chitarrista molto ricercato. I funerali si terranno in forma privata. Corsi iniziò la sua carriera nelle tradizionali osterie genovesi, dove si esibiva tra ballate dialettali e pezzi classici. Il suo repertorio era fortemente influenzato dalla musica latina, con un particolare amore per artisti come João Gilberto, Antonio Carlos Jobim e Astor Piazzolla. Nel corso degli anni, Corsi ha avuto l'opportunità di collaborare con musicisti internazionali come Paco De Lucia ed Eric Marienthal, per poi dedicarsi a lungo al lavoro con Ivano Fossati, soprattutto in tour. La sua carriera lo ha anche visto fianco a fianco con altri nomi leggendari della musica italiana, come Samuele Bersani, Bruno Lauzi e Beppe Quiricci. Se volete lasciare un messaggio di condoglianze fatelo nei commenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Ciao, grazie!